Mazara del Vallo, città marinara per eccellenza, ma i mazzaresi, che sono grandissimi mangiatori di pesce, sanno o no riconoscere il pesce quando è buono, quando è fresco? Noi l'abbiamo chiesto oggi alla Pescheria Sapori di Mare, accanto a me il signor Giacalone, siamo in via Emanuele Sansone a Mazara del Vallo. Come riconoscere un pesce quando è fresco? Come sceglierlo? Sceglierlo è semplicissimo e facile, basta guardare l'occhio e il colore e le branche. Andando su con giù con gli occhi, alzando un po' le branche, già riusciamo a capire la freschezza del pesce, da quanto tempo è sui banchi o da quanto tempo sia stato pescato. Perfetto, andiamo a vedere un po' nello specifico come cosa guardare e in che modo. Ad esempio, partiamo da una triglia di scoglio, anche se questa è una triglia che è stata presa nei fondali. Andando a guardare l'occhio, il colore, le squame e poi giù per le branche, dalle branche si vince la freschezza del pesce. Di che colore devono essere? Rosso, rosso. Non devono essere giallastre, sul marroncino, già rosso così, già parliamo di un pesce, di una triglia, un qualsiasi tipo di pesce vivo. Se inizia a cambiare colore, a diventare oscuro, diventare sul marrò, sul giallastro, significa che già il pesce ha qualche ora in più, qualche giorno in più. Cioè, da noi, dai nostri banchi, risulta passato. C'è sempre un grande dubbio per quanto riguarda i gamberi, i gamberoni, i scampi. Come vanno scelti, in che modo vanno comprati, congelati, scongelati, in che modo? I gamberi, noi come Mazara del Vallo, i nostri pescherecci, il gambero lo congelano tutti a bordo, dalla pesca che fanno, oltre che stanno in mare dai 30, 40, 50 giorni, lo congelano tutto a bordo. E io consiglio sia ai miei clienti che alle persone di comprare solo gambero congelato a bordo, in vaschetta. Quello che si trova sui banchi, a livello di gambero col guscio, è tutto decongelato. Lei che tipi di pesci ha qua? Vedo che ci sono delle tipologie di pesce anche molto ricercate. Sì, abbiamo un po' di tutto, giornalmente varia di giorno in giorno, dai merluzzi alle triglie, al San Pietro, allo scorfano di scoglio, ai calamari, alla fritturina, variano, ma abbiamo anche del pesce d'allevamento che purtroppo a malincuore devo dirvi che è molto ricercato, come le orate e le spigole, perché magari fanno da porzione e la gente le preferisce e a volte evita di comprare il nostro pesce e dare forza alla nostra città, ai nostri pescherecci per andare su quelli d'allevamento. Il pesce azzurro è quello più prelibato in verità, no? Prelibato, il cosiddetto pesce povero, che sulle tavole, secondo me, dal mio punto di vista, è il migliore da mangiare, il più fresco, perché è una pesca che viene fatta giorno dopo giorno, ogni giorno, e si arriva sui nostri banchi freschissimo. Ho visto che ci sono pure dei prodotti già pronti, andiamoli a vedere. Nella società in cui le donne lavorano è importantissimo avere pure dei prodotti pronti da cucinare, quando in questo caso vediamo che ci sono dei prodotti proprio fatti da voi, quindi freschi, buoni, genuini. Freschi ci partiamo dalla base, poi vengono preparati con varie tipologie di mollica, olio, ingredienti in base al tipo di prodotto di cui si parla. Ci siamo messi a fare questo tipo di prodotto per aiutare la gente, come dicevi poc'anzi tu, per chi ha poco tempo, per chi ha delle altre cose a fare, non ha tempo di preparare determinate cose che richiedono molto più tempo, ad esempio i calamari ripieni, l'involtino di pesce spada, la cosiddetta sarda beccafico fatta all'antica con il filo, senza l'uovo, eccetera, eccetera. Posso dire che sono dei prodotti che hanno iniziato ad andare, sono una meraviglia sia da mangiare che fatti con genuinità. Vengono fatti dal fresco, vengono abbattuti con l'abbattitore di cui ci siamo attrezzati e stanno andando fortissimo sulle tavole, sempre ripeto, per la gente che ha o non ha esperienza nell'ambito della cucina o che ha poco tempo per portarle sulle tavole della propria famiglia.
Quindi è importantissimo oggi avere una pescheria di fiducia a cui affidarsi. Eh sì, la fiducia è, secondo me dovrebbe essere reciproca, noi per il cliente per noi. Ne abbiamo acquistata parecchia per quanto riguarda sia la freschezza, la pulizia e determinate cose. Stiamo andando bene, si stanno affidando a noi la gente e siamo contenti di questo. Ringrazio il signor Giacalone della Pescheria Sapori di Mare in via Emanuele Sansone a Mazara del Vallo per averci comunque dato anche delle informazioni per riuscire a scegliere il buon pesce qui a Mazara del Vallo. Ovviamente invito tutti, se avete qualche altro dubbio, a contattare ovviamente il signor Giacalone che è qui a vostra disposizione. Grazie ancora, alla prossima volta. A voi, una buona giornata.